Allora, la mia prima domanda è: che cos'è Responsa e come è nata l'idea? Allora, Responsa è un'enciclopedia collaborativa di domande e risposte che nasce sul modello di Quora, ma è rivolta al mercato italiano, quindi si pone come principale value proposition quella del superamento della barriera linguistica. Siamo online da agosto 2011 e l'idea è nata perché abbiamo visto che in Italia, a parte Yahoo Answers, non c'è un altro strumento come appunto può essere Responsa, visto che abbiamo un target di riferimento e puntiamo a dei contenuti che sono diversi di quelli da cui ben sappiamo sono quelli di Yahoo Answers, abbiamo pensato che ci fosse il bisogno di creare una piattaforma come Responsa. Perfetto, quindi Responsa ha ricevuto dei finanziamenti, come funziona il lato proprio di sostentamento? Sì, Responsa è una startup incubata in Farm, quindi abbiamo avuto un finanziamento iniziale da Farm per portare avanti l'idea, diciamo. Quindi a questo punto a che livello di maturità è arrivato come progetto, anche come codice? Beh, diciamo che la piattaforma è quello che c'è online, è stabile e funzionale, è ancora in versione beta perché abbiamo una milestone di sviluppo comunque molto serrata e sfidata per integrare funzionalità comunque sempre più avanzate. E la novità principale è che oggi è un giorno speciale perché in parallelo alla platform abbiamo sviluppato un widget che darà la possibilità a chiunque di integrare nel suo sito o blog un sistema di domande e risposte dinamico e crowdsourced con funzionalità simili a quelle della piattaforma principale, però esterna. E quindi diciamo non un cambio di rotta, ma un valore che si va ad aggiungere a quello che era prima e che è ancora Responsa. Perfetto, quindi quale sarà il vostro modello di business? Beh, chiaramente portiamo avanti tutto quello che abbiamo iniziato con Responsa e con l'aggiunta del widget ci si aprono nuove strade proprio in questo modello. Peraltro, il widget di cui parli è anche quello che useremo noi dalle prossime interviste per raccogliere le domande delle nostre interviste lunghe. In modo tale da permettere anche agli utenti di condividere, non soltanto fare la propria domanda, ma anche condividerla su Facebook, Twitter o LinkedIn. E poi racconta Sì, tu quali sono certo. le altre feature Ti dico, il dello widget strumento. l'abbiamo oggi, appunto, è un giorno speciale perché l'abbiamo pubblicato oggi, intanto in anteprima sul nostro sito, a disposizione degli utenti per testarlo e dopo stiamo per iniziare delle collaborazioni con voi, ad esempio, per integrare il widget all'esterno. È una cosa in cui crediamo tantissimo. Perché secondo noi è uno strumento che rivoluzionerà, ad esempio, le vecchie FAQ statiche che conosciamo tutti e permetterà un ingaggio, un'interazione con gli utenti in una maniera totalmente diversa. Quindi quali sono altri possibili utilizzi di questo strumento? Diciamo che ogni qualvolta ci sia la necessità di dar voce all'utente, al visitatore del proprio sito, questo strumento è, a mio avviso, il modo più semplice e veloce per poter raggiungere quell'obiettivo, perché il funzionamento è il copia e incolla di poche righe di codice. Quindi paragonabile come diciamo, difficoltà di integrazione all'embed di un video di YouTube, quindi una cosa alla portata di tutti in pochissimo tempo. Perfetto, quali sono quindi i numeri finora di Responsa? Beh, lato community, visto che del widget non possiamo ancora parlare, siamo a un migliaio di utenti.
sono utenti che sono, diciamo, arrivati a noi tramite passaparola e contatti nostri. Diciamo, non abbiamo ancora fatto nessun tipo di operazione di marketing per l'acquisizione degli utenti, perché questi primi mesi ci sono serviti intanto per raccogliere feedback, per vedere un po' come si muoveva la community, in modo da poter, nel caso decidessimo di farlo, fare un'azione di marketing comunque targetizzata. Quali sono le future implementazioni o cambiamenti o feature che vorrete aggiungere al tool? Al widget, dici, o alla piattaforma in In generale? generale intendevo, ma se ci sono. Cioè, diciamo che più che cambiamenti sono integrazioni, quindi lo sviluppo di nuove funzionalità per migliorare l'esperienza d'uso degli utenti e fornirle di nuove features, diciamo, perché adesso comunque è un livello abbastanza basic. Quindi, quando sarà effettivamente pronto? Beh, comunque a breve, perché è da un po' che ci stiamo lavorando, comunque anche se è una versione beta è testata, e quindi nell'arco di un mesetto, comunque per fine marzo, speriamo di poterlo aprire al pubblico, diciamo. Per quanto riguarda invece le prospettive di crescita per i prossimi 6-12 mesi? Beh, comunque contiamo molto sul widget anche in quest'ottica, perché la partecipazione dell'utente all'interno del widget comunque è legata alla creazione di un account responsa, che poi gli permetterà di partecipare in tutti i siti che integrano comunque un widget. Quindi avremo da una parte la community che farà il suo corso e che avrà la sua crescita, e sarà arricchita sicuramente anche da tutto quello che ne viene dal widget, anche in termini di contenuti, perché tutti i contenuti creati dal widget verranno mirrorati in responsa. Non a casaccio, ma chiaramente categorizzati sulla base degli argomenti che vengono definiti dall'amministratore del widget. Quindi sarà una bella spinta anche, non solo in Sì, termini, diciamo, di utenti, ma di contenuti, di che poi sono contenuti. la cosa principale. Infatti volevo parlare un po' anche di questo, soprattutto visto che cominceremo a usarlo già dalle prossime settimane, insomma, dai prossimi giorni. Volevo che raccontassi un po' effettivamente qual è l'esperienza utente per chi poi si troverà su intervistato.com a compilare le domande, inviare la propria domanda attraverso il widget di responsa. Sì, beh, l'esperienza d'uso comunque è semplicissima, perché appunto l'utente, per poter utilizzare il widget in maniera, diciamo, attiva, quindi per poter porre delle domande o rispondere, dovrà creare un account responsa. L'account sarà creabile direttamente dal widget, quindi senza abbandonare, diciamo, il sito in cui è integrato, mentre la consultazione comunque e la ricerca di tutti i contenuti è aperta anche all'utente non registrato. Perfetto, un'altra ultima domanda che ti vorrei fare è quali sono, insomma, le prospettive, le speranze, diciamo. Beh, le speranze sono, come ti dicevo, quello, beh, intanto di diventare comunque un punto di riferimento in Italia per quello che facciamo, quindi diventare la risorsa, diciamo, principale per un utente che ha un dubbio, che ha una domanda e sta cercando una risposta specifica. E poi quello, appunto, di fornire uno strumento utile, che dà la possibilità, in maniera molto semplice e veloce, di dare voce ai propri utenti, quindi diciamo, di dargli uno strumento all'interno del proprio sito per raccogliere domande e rispondere ai dubbi dei propri utenti. Secondo me, uno dei valori principali è appunto che tutto questo scambio si svolge all'interno del sito internet e non in community esterne o su Facebook o su Twitter, perché Facebook e Twitter, secondo me, non sono il massimo in questo senso, perché
Lo scambio di informazioni con il tempo viene comunque perso, non sono informazioni che rimangono utili per altri utenti, invece con uno strumento del genere le informazioni rimangono categorizzate e disponibili per tempo illimitato comunque. Quindi si potrebbe dire che è uno strumento che si potrebbe rivelare utile anche alle imprese, alle aziende, ai brand per fare, per esempio, customer care. Certo, anche nell'ottica di customer care comunque è un canale che secondo noi ci darà molte soddisfazioni. Grazie Perfetto. Gabriele, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con noi oggi. E dai prossimi giorni già potremo vedere il widget di responsa a te. Non vedo l'ora. anche noi. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, a presto.